Andiamo a vedere cos'è arrivato da Temu. Benvenuti in Kiwi. Bello a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oh, oggi raga, giornata di spacchettamento, diciamo, perché andremo a vedere cosa mi è arrivato dall'ultimo ordine che ho fatto di Temu. Non so se avete visto il video, andatevelo a recuperare dagli ultimi video, insomma. E quindi andiamo a vedere cosa mi è arrivato e se realmente, veramente funziona. Quindi andiamo a vedere cosa è arrivato, insomma. Ovviamente ragazzi, non prima che, come al solito, lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai raga, che mo iniziamo subito. Allora, iniziamo subito a vedere che innanzitutto mi è arrivato questo pacchetto qua. E devo dire che per tutta la roba che avevo ordinato tipo una decina di cose più o meno, è un po' piccolino, pensavo arrivasse una cosa un po' più grande, diciamo, un pochettino più grande, ma mi è arrivata sta cosa così piccola. E vabbè, andiamo a vedere cosa c'è sta dentro. Io l'ho appena aperto ed è questa roba qua, questo robot qua, quindi vedete è piccolino, ma andiamo a vedere. È piccolo, ma le cose tutto è in cazzo sommesse. Quindi andiamo a vedere con la prima cosa che è arrivata, ed è questa, il pennino per il touchscreen. Che tu dici, perché che cazzo ti serve il pennino per il touchscreen? E mi serve perché per fare le cose così, per disegnare sul touchscreen, così per avere il ditone così usi il pennino. Ma andiamo a vedere se realmente funziona, perché ci sta qua, bisogna provarlo. Allora andiamo a vedere. Allora, la punta innanzitutto, la punta mi pare plasticissima, non lo so, proviamo a vedere se funziona. Allora andiamo, apriamo il Play Store, non so se si vede. Non va. Se invece andiamo con la parte di dietro, funziona. E apriamo Instagram e funziona. Però con la punta non so se si vede con la punta. Apriamo WhatsApp. Non funziona la punta. No, diciamo, il pennino, diciamo che è bocciato, diciamo, cioè funziona al contrario, hanno cambiato l'utilità, hanno fatto la cosa che funziona dalla parte esterna e la punta inutile, diciamo. E, no, il pennino, diciamo che è bocciato, pennino bocciato, perché non mi serve a niente. Devo usare la parte di dietro, tanto vale uso il ditone. Andiamo avanti, quindi pennino bocciato, voto da 1 a 10, pennino 3, diciamo, dammogli un 3, così. Andiamo avanti, che era una delle cose più interessanti che avevo visto, ed era il cavetto USB, quello magnetico. Vedete ragazzi, questo è quello magnetico, ma andiamo a vedere se realmente funziona. Allora, andiamo a vedere. Allora, apriamo sto coso e vediamo se realmente funziona. Oddio, è proprio magneticissimo. Ma ci sarà l'USB-C? Sì, ci sta l'USB-C, sto cosetto. Allora, quindi andiamo a vedere, quindi da qua è USB normale, diciamo, è USB, se decidete di metterla a fuoco, vabbè, USB no, e questa è la punta magnetica, che andiamo a vedere adesso se funziona. Allora, attacchiamo sto coso, diciamo, la punta si è accesa e quindi mo tocca attaccare al telefono sto coso USB-C, vediamo se funziona. Allora, il coso USB-C è attaccato e andiamo a vedere se realmente si accende. Funziona raga, funziona
Sta caricando, sì, sta caricando. Togliamo. Funziona, raga. Assurdo, assurdo. Vi faccio vedere. Vediamo, raga. Guardate, ora è staccato. E 1, 2, 3. Il futuro, raga. Il futuro, ragazzi. Assurdo, incredibile. Questa, raga, è proprio bello. Perché? Perché almeno non stai a fare sempre togli e metti dal coso del telefono, e quindi funziona. Raga, questo voto proprio 10, voto proprio 10 al massimo, perché, cioè, fantastico, fantastico. Andiamo avanti, oddio, su, arrivare a questi livelli di utilità è proprio top. Però ovviamente vediamo quanto dura, perché finché dura fa verdura, diciamo. Quindi andiamo avanti e vediamo questo qua. Questo, ragazzi, devo dire che io questo qua lo comprai un po' di tempo fa da Amazon, pagato tipo una ventina d'euro. Questo ho pagato 3 euro. E la forma, la cosa, apriamolo, e dentro è praticamente identico, è praticamente uguale, è la stessa cosa, sì, è la stessa cosa. Quindi ora non so se rosicare per i 20 euro di Amazon o rosicare per i 3 euro che magari è finto e non funziona, o se sentirà de merda. Questo, ragazzi, non lo so, lo scopriremo nei prossimi video vlog che farò, e quindi utilizzerò questo qua, e allora lì staremo a vedere se veramente farà cagare oppure no. Quindi per ora esteticamente gli diamo la sufficienza, il 6 poi andremo a vedere. Quindi è un 6 momentaneo, diciamo. Andiamo a vedere l'altra cosa. Questi invece, ragazzi, erano i lacci fluorescenti, che non so se al buio se vedono. Oddio, non lo so, forse sembra di sì, non lo so, raga, aspetta, ecco, vediamo, metto così chiudiamo e vediamo. Boh, pare che si illuminano al buio per ora. Questi mi sa che sono lunghi 120 centimetri, e quindi vabbè, un laccio normale da scarpa, però il fatto che sia fluorescente è la cosa interessante. Beh, andiamo a vedere il materiale, perché per ora, per dargli un voto, che sembrano molto più plasticosi rispetto ai lacci normali, però ovviamente perché sono fluorescenti. Quindi diamogli la sufficienza anche a loro, poi vedremo. Nei prossimi farò delle foto, delle storie, delle cose, per vedere se veramente sono fluorescenti o è una cazzata. Però per ora gli diamo la sufficienza, stilacci così. Poi andiamo avanti, vediamo l'anello a forma di cuore, così per raggiungere quella cifra che avevo detto. Quindi vediamo l'anello così a forma di cuore, vediamo se realmente nel mio dito ci sta, vediamo. Allora, io avevo dato la misura, quella di già di un anello che già avevo, e no, diciamo che non ci sta. Arriva qua, probabilmente lo darò alla mia ragazza, sperando che pure a lei nel dito ci sia anche a lei nel dito, ma non lo so, forse ci entrerà nel mignolo, non lo so, ragazzi, lo darò a lei se ci sta guardando. Ecco da dove arriva il tuo anello da Temu, ok? Quindi per ora diamogli un voto. Io ho dato le misure di un anello che già avevo, quindi voto pessimo, voto 2, perché cioè 2, voto 2. Vabbè, andiamo avanti, io... Questa non me la ricordo, quindi andiamola a provare
ho detto una misura, ho dato una misura un po' strettina, ho detto una misura base per pagarla di meno, ma mi sa che qua, cioè, mi va proprio così, mi va. E niente ragazzi, questa catenina, anche questa, e vabbè, forse qui ho sbagliato io per la misura, quindi che non va bene, però come fattura, diciamo, come cosata, sembra una catena normale, ti diamo lì a sufficienza, perché qui ho sbagliato io a dare una misura troppo piccola probabilmente, quindi niente, qui ho sbagliato io, la rimettiamo nel suo posto, qualcosa ci uscirà fuori di utilizzo. Poi cos'altro avevo ordinato anche questo, il porta smartphone così a pinza, vedete, porta smartphone a pinza, e vediamo se realmente pinza lo smartphone. Allora questo mettiamo così e vediamo, o pinza, eccolo, mi sa al contrario, e vediamo se lo smartphone lo regge e quindi proviamo sta cosa così non cade, quindi per ora pinza decentemente, fa il lavoro suo, fa, diciamo, più che altro da vedere se poi in macchina reggerà con sta pinza così, se lo regge in macchina, e ve lo farò sapere nei prossimi video. Per ora gli diamo un 8 perché effettivamente ci si sta, mi piace come così si vede, è regolabile, quindi vedete e gira così. Un 8 ci sta, se lo merita, l'8 se lo merita. E poi ragazzi andiamo alla cosa più strana che potessi prendere da Temu, cioè la mystery box, una, diciamo, è una mini mystery box. Questa ragazzi mi è arrivata sta roba così, diciamo, sta roba così mi è arrivata, non lo so ragazzi, è proprio l'inutilità fatta, la parola inutilità fatta reale proprio, cioè, allora vediamo che ci sta, sono tutti giocattolini, questo diventa, questo diventa, oddio, questo è un robottino che diventa un fidget spinner, ancora li fanno i fidget spinner, quindi sto robottino che diventa fidget spinner con la testa, con quella che esce la cosa così, diciamo. E uno, poi c'è stata, vedi il cubo di Rubik's sfasato, cioè pure sfasato, cioè il cubo di Rubik pure sfasato così, proprio metallissimo, proprio manco gira più, no vabbè, sì, assurdo. Va bene, e diciamo questo resterà. Oh, questo si è bloccato. Si è appena rotto. Bene. Ho perso anche un pezzo. Speriamo che non so mani al gatto. Ecco. Un coso fluo elastico, vedete, molto inquietante, diciamo, sto robo così, cioè che vabbè, questo il un portachiavi, no, cioè vabbè, una rana di plastica. Io ho capito che una mystery box da 4 euro non può valere chissà che, però
cioè neanche a fare così, cioè questo robot così e cioè questo cosa dovrebbe essere, cosa dovrebbe essere sto coso, non lo so, è un altro fidget spinner cacato. Voto di questa mystery box 3, ragazzi, voto 3 perché veramente fa pena. Vabbè ragazzi, voi invece se avete già ordinato roba da Temu e cosa ne pensate, scrivetelo qua sotto nei commenti se avete già ordinato roba da Temu. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e scrivete, come ho detto, le cose che avete ordinato già da Temu e soprattutto cosa ne pensate. Ciao cari!